Innanzitutto, se sei arrivato o se sei arrivata ad essere convocata per un colloquio, c'è una prima cosa da tenere presente. Vuol dire che il tuo curriculum vitae ha funzionato bene, quindi è stato un curriculum ben fatto, che ha incuriosito la persona che lo ha ricevuto e quindi la persona che lo ha ricevuto vuole sapere un po' di più di te. Bisogna sicuramente giocare bene le proprie carte e soprattutto si giocano bene le proprie carte in pochi minuti. Quindi bisogna prepararsi prima al colloquio, prepararsi prima. Vediamo quindi insieme alcune strategie e alcuni consigli che è bene magari seguire per prepararsi al colloquio. Il colloquio di lavoro lo voglio descrivere così, è come una rappresentazione teatrale. Qui veramente ho portato un palcoscenico. Assolutamente sì. Perché i primi secondi, i primi minuti, come quando si apre il palcoscenico, come quando un attore, un'attrice, quindi entra in scena, i primi secondi, i primi minuti sono determinanti, sono importanti. Si possono ricevere applausi, si possono ricevere fischi.